a tutti amici e benvenuti ancora una volta sul mondo di Cree. Scusate il video mancato di sabato, ma sono andata a festeggiare l'addio al nubilato con le mie testimoni e quindi non ho avuto tempo di girare il video e pubblicarlo. Ma oggi sono tornata e cominciamo con la TBR di agosto. Purtroppo a luglio non sono riuscita a leggere tutto quello che mi ero prefissata, quindi vedrete libri già visti a luglio. Primo fra tutti, devo assolutamente finire di leggere You Like It Darker, che mi sta piacendo da morire, ma ve ne parlerò appunto probabilmente nel wrap up di agosto. Questo attualmente è l'unico libro che sto leggendo adesso, anche perché di solito io leggo più libri insieme, ma ultimamente mi sto perdendo un sacco. L'altro libro che devo assolutamente leggere è Another Love, che è una collaborazione con la casa editrice Jet Write Do. È un thriller e non vedo l'ora di leggerlo perché mi ispira un sacco. Per quanto riguarda il GDL con Marianna e le altre, si è deciso di prendere come tematica un libro che ci è stato regalato o a Natale o al compleanno, ma che non abbiamo ancora letto per qualche motivo, e quindi un tema che ci aiuta a smaltire un po' le letture vecchiotte. E io ho scelto Gialli di Mezzanotte, questa raccolta di racconti gialli che mi è stata regalata a Natale. E comunque le raccolte di racconti le trovo sempre molto utili perché appunto si possono spezzare racconti e altri libri senza perdere il filo. Un altro libro che voglio leggere, che mi è stato prestato da una cara amica, è L'orribile karma della formica. Un libro che mi è stato appunto consigliato da lei, che gli è piaciuto tantissimo e l'ha riletto più e più volte, e me l'ha prestato circa 2 mesi fa, quindi è il momento di leggerlo e restituirglielo. Così come La favola di Luna, un libro che mi è stato prestato da un'altra amica e che gli devo restituire, quindi dovrei leggerlo. E in più è un bel po' che non leggo storie di animali, quindi ci sta. E invece sono slittate da luglio ad agosto Vampire Kisses, Vampireville, il terzo volume della serie Vampire Kisses, e Foxlove, che è la lettura che ho scelto per il GDL insieme alla mia migliore amica, colazione tra amiche, che dovevamo leggere a luglio ma che è irrimediabilmente slittato e che spero di riuscire a leggere ad agosto, perché come vi ripeto ultimamente non sto leggendo tantissimo. In più ho anche tante collaborazioni con gli autori da ultimare, e infatti non compariranno qui perché non ho ancora scelto quali leggere, ma ci saranno anche dei libri in collaborazione con gli autori che ho accumulato nel corso dei mesi e che adesso è giusto che io legga e recensisca. E quindi per il momento la TBR è questa, grosso modo. Fatemi sapere se avete letto qualcuno di questi libri, cosa ne pensate, senza fare spoiler, mi raccomando. E se il video vi è piaciuto, mettete un pollicino in su e iscrivetevi al canale attivando la campanella per rimanere aggiornati su ogni mio nuovo contenuto. Io ora vi mando un bacio, vi saluto e come sempre vi auguro una valanga di bellissime letture. Ciao amici, alla prossima!